benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Uomini e donne sta per tornare su Canale 5. L'appuntamento con la nuova stagione è per l'11 settembre, data in cui verrà trasmesso ciò che è accaduto nelle prime registrazioni tenutesi qualche giorno fa. La novità più clamorosa riguarda l'assenza di due dei cavalieri più discussi degli ultimi anni. Stiamo parlando di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Possibile che Maria De Filippi non li voglia più nel programma? Al momento non si hanno dettagli o certezze in merito ai motivi della loro assenza. Non si sa se sia una decisione presa dalla redazione, oppure se entrambi abbiano scelto di non partecipare più alla trasmissione che li ha resi celebri. Però, in queste ultime ore, qualcosa in più su Riccardo Guarnieri siamo venuti a saperla. Una segnalazione potrebbe dare la risposta sull'assenza di Riccardo a Uomini e Donne. Un fan del programma, infatti, ha fatto sapere di aver visto Riccardo in compagnia di una giovane ragazza. I due stavano mano nella mano, proprio come due fidanzati. Insomma, questo utente ha fatto intendere che Riccardo potrebbe aver finalmente trovato l'amore al di fuori degli studi televisivi. Ecco perché non è più tornato a Uomini e Donne. Sarà davvero così? Non è la prima volta che Riccardo, in questa estate 2023, viene pizzicato in dolce compagnia. Forse questa volta potrebbe essere quella buona per lui. Dopo la turbolenta relazione con Ida Platano, Riccardo non era più riuscito a intraprendere una storia seria e duratura. Anche durante le sue ultime apparizioni a Uomini e Donne, a molti è sembrato che non avesse mai dimenticato del tutto la sua ex. Ora però, potrebbe aver davvero deciso di voltare pagina. Sino a questo momento, il cavaliere tarantino non ha ufficializzato la sua relazione con questa ragazza. Sui social tutto tace. Quindi ancora non sappiamo con certezza se Riccardo sia ancora single, oppure no. Qualcuno nei giorni scorsi aveva pure ipotizzato che l'assenza di Armando e Riccardo fosse dovuta alle nuove linee anti-trash volute da Pier Silvio Berlusconi. Una ipotesi che sembra essere caduta, nel momento in cui si è saputo che ha fatto ritorno nel programma Barbara De Santi. Sappiamo che la dama, negli anni passati, ha dato vita a liti e a scene davvero esplosive. Quindi a Uomini e Donne, nonostante le nuove direttive, non sembra essere cambiato nulla. D'altronde Maria De Filippi può permettersi il lusso di scegliere chi far partecipare alla sua trasmissione, senza nessun veto. Basti pensare che, in queste prime registrazioni della stagione, ci sono già stati violenti scontri tra Tina Cipollari e il cavaliere Elio. Insomma, nulla è cambiato rispetto al passato. Mancano solo due dei volti più controversi di questi ultimi anni, Armando e Riccardo. Cosa ne pensate? Riccardo si sarà davvero fidanzato? Oppure il suo ritorno è solo rimandato? Favorevoli o contrari al suo ritorno? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!